Buonasera a tutti e a tutti, benvenute e benvenuti. Siamo in diretta da pochi secondi, qualcuno sta già arrivando. Io do solo un saluto d'inizio perché sono un po' l'ospite di qualcosa che avviene molto al di là del nostro lavoro. Sono Stefano Collizzoli di Zalab e questa sera abbiamo una delle serate degli incontri di questa rassegna che si chiama con i miei occhi storie afghane. E quando ci è arrivata la proposta da Dokit di aprire uno spazio, di trovare uno spazio che è in sala e fuori sala per parlare di Afghanistan con gli occhi, con gli sguardi, con le parole, con il lavoro di chi in Afghanistan è nato, vive e lavora, siamo stati molto felici. Quello che noi siamo in grado di fare è raccontare storie. A volte sembra una narrazione piccola rispetto al dolore del mondo, ma è una narrazione importante. E ci è molto importante poter ospitare persone che raccontano storie, poter aprire le discussioni a proposito di questo. Abbiamo degli ospiti questa sera che ci aiutano a entrare nel tema, a raccontare il posto e che poi presenterà Pinangelo Menno per Dokit. Per quanto ci riguarda, aggiungo solo una cosa, una delle parti che ha messo Zalab con i miei occhi storie afghane, quella della piattaforma su cui siamo ospitati, che partecipa, è una piattaforma in cui sarà possibile vedere alcuni dei titoli della rassegna online. Ed è una piattaforma che accompagna la vita dei film in sala, perché un po' il tentativo nostro è questo: non siamo un'alternativa, non vogliamo sostituire la sala. È uno spazio in cui chi intercetta questa possibilità di racconto, chi è interessato, chi vuole interagire e partecipare e non ha una sala nei paraggi, può vedere i film online per un periodo di tempo limitato, come se fosse una proiezione, appunto, e non qualcosa che resta per sempre. E detto questo, io do direttamente parola a Pinangelo Marino e Dokit, che ci racconta un po' meglio come è costruita e immaginata con i miei occhi, e poi a sua volta come è costruita e immaginata questa serata, in cui sempre grazie alla rete siamo in grado di parlare da luoghi diversi verso luoghi diversi per raccontare i film di questa sera, un po' tutto il percorso. Grazie, intanto grazie Stefano per l'ospitalità. Siamo veramente felici di questa collaborazione con Zalab. Il progetto Con i miei occhi storie afghane, come dicevi, è stato ideato dall'associazione Dokit, documentaristi italiani, insieme a Emergency, insieme a tanti altri partner che voglio citare e ringraziare: Zalab, naturalmente, il Cinema La Compagnia di Firenze, il Cinema Troisi, Piccolo America, il Middle East Now, il festival dedicato alla cultura, all'arte medio orientale, e insieme a Rai Documentari, in collaborazione con Rai Documentari. Io stasera sono qui in rappresentanza di Dokit, insieme a Marta Zaccaron, che saluto, che vi presento. Insieme abbiamo un po' curato questa rassegna. Siamo in un momento in cui stiamo un po', ecco, presentando i contenuti, i film, i temi. Stiamo cercando, insomma, di costruire un percorso e una riflessione un po' su quelli che sono stati i temi che sono esplosi nell'agosto del 2021, con il momento dell'evacuazione e quello che sappiamo. Stasera siamo qui insieme a due ospiti, due giornalisti, che ringrazio tantissimo per la disponibilità, per essere qui con noi, e Daniele Raineri, che saluto e ringrazio davvero per essere con noi, giornalista, del Foglio, lavora nella redazione esteri, ha partecipato alle operazioni di evacuazione dell'agosto 2021, insomma ha seguito da molto vicino tutti gli eventi che sono accaduti in quel periodo. Francesca Lancini, giornalista, esperta e specializzata nei paesi asiatici e in temi legati ai diritti umani, ha scritto per l'Espresso, scrive l'Espresso, Repubblica e molte altre testate. Quindi vi ringrazio. Al termine di questa chiacchierata, questa conversazione che durerà circa una ventina di minuti tra Daniele e Francesco, ci sarà poi l'incontro con una delle registe ospiti della rassegna, Sara Karimi, che dialogherà con Marta Zaccaroni. Io lo ricordo, ma poi Marta lo ricorderà anche più avanti. Presentiamo con la regista anche uno dei film che saranno poi disponibili sulla piattaforma Partecipa di Zalab, partecipa.zalab.org. Dal 9 marzo, per una settimana, saranno disponibili due film della rassegna.
gratuitamente, naturalmente. E i due film sono uno dei film realizzati dalla regista che incontreremo stasera, si intitola Afghan Women Behind the Wheel. È un film girato nel 2009, un documentario molto molto interessante che poi insomma ci porta a riprendere uno dei temi più importanti di questa rassegna. E l'altro film, The Silhouette, della regista iraniana, in realtà Afsaneh Salari, che è un film che ci racconta un altro aspetto un altro aspetto che riguarda la storia recente degli ultimi anni del popolo afghano, una famiglia che ha lasciato l'Afghanistan in seguito all'invasione russa dei primi anni Ottanta, dell'invasione sovietica dei primi anni Ottanta, che si è rifugiata in Iran, e ora c'è il momento in cui uno dei figli torna in Afghanistan, torna a Kabul, ed è un film veramente molto interessante che ci appunto porta un altro sguardo sulla situazione. Mi fermo qui. E vi saluto e vi ringrazio davvero per esserci. Sto vedendo che sono tante persone che ci stanno seguendo, e quindi lascio a Francesca e Daniele la parola per questo breve e intenso talk. Grazie. Grazie Pierangelo, lascio anche la parola e lascio anche lo spazio visivo. Volevo solo dire, per chi ci sta seguendo, che è possibile interagire via commenti su Facebook, che diventano poi delle domande che o io, Pierangelo, direttamente Daniele o Francesco possono leggere. E qui possono rispondere, possono integrare il loro ragionamento. Grazie Stefano. Posso dare un'ultima notizia: sul sito conimieiocchi.org è possibile fare una anche piccola donazione, perché questo è un progetto non profit che si sostiene attraverso le donazioni di tutti noi. Gli eventi sono ovviamente tutti gratuiti, e vogliamo però riconoscere naturalmente il costo dei film, il costo insomma dell'ospitalità, e anche, perché no, l'affitto delle sale dove tanti di questi eventi poi saranno realizzati. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera Daniele, ciao. Allora, io partirei dal fatto che, come si temeva, i riflettori sull'Afghanistan si sono spenti. Tu ne hai scritto, soprattutto riguardo agli Stati Uniti, hai detto che ormai l'attenzione è pari a zero dei media statunitensi. E anche in Italia, però, nonostante il lavoro di alcuni giornalisti come il tuo, i riflettori, insomma, diciamo, l'attenzione è calata molto. È vero che ci sono altre crisi in atto, come quella in Ucraina, e vorrei chiederti questo, di aiutarci a fare un quadro della situazione adesso, politica e umanitaria, in questo momento, dopo che tu sei stato lì in agosto, a settembre, vedendo con i tuoi occhi le evacuazioni e quello che stava accadendo, e adesso che cosa ci puoi dire? Qual è la situazione? Il quadro politico: i talebani si sono visti consegnare il paese degli americani e hanno voluto tentare di fare un governo che in qualche modo rappresentasse il paese, ma che non è ancora riconosciuto dalla comunità internazionale, quindi diciamo che non sono ancora considerati uno Stato. Anzi, alcuni dei loro ministri hanno ancora sulla loro testa una taglia perché sono ricercati per terrorismo internazionale. Quindi, diciamo, vorrebbero presentarsi al mondo come un governo legittimo, ma non sono ancora considerati come un governo legittimo. E questa è la situazione politica. Il tentativo di sembrare un paese normale, che per ora però va a vuoto. Il quadro umanitario è disastroso. Il 90% degli afghani in questo momento soffre la fame, manca il cibo. In questo momento è l'inverno, che è una stagione molto dura in Afghanistan, e c'è una crisi umanitaria per molte ragioni, e la principale è che l'85% del budget dello Stato afghano si basava su aiuti internazionali, su soldi che arrivavano dall'esterno. E con la fuga del governo l'estate scorsa, i donatori internazionali hanno deciso di sospendere questi aiuti, perché non volevano darli ai talebani. Questa, diciamo, è la causa principale della crisi umanitaria, ma ce ne sono tante altre. C'è la siccità, per esempio, o c'è il fatto, e vado veloce, ma diciamo un argomento che potrebbe riempire delle giornate,
o il fatto, per esempio, che i talebani non vogliono far lavorare le donne, e quindi metà della forza lavoro in questo momento sta a casa. Certo. Sì, riguardo agli aiuti, allora partiamo dal quadro politico, l'instabilità. Tu hai scritto che ci sono attentati ogni giorno da parte dello Stato Islamico della provincia del Khorasan, come si fa a chiamare lo Stato Islamico in quell'area. Di questo arriva a molto poco, nel senso che sappiamo che come in passato alcuni attentati facevano notizia, altri meno, quindi non c'era una continuità nel seguire l'Afghanistan in questi lunghi 20 anni. Puoi dirci qualcosa su questo? Sì, diciamo che la situazione mi lascia esterrefatto dal punto di vista personale, perché ogni giorno lo Stato Islamico, che è questa formazione terroristica islamista ma in competizione con i talebani, rivendica attentati in Afghanistan, ma di questi attentati se ne accorgono soltanto gli afghani e quelli che nel mondo per varie ragioni si devono occupare in modo specifico di Afghanistan, quindi le intelligence di vari paesi o i giornalisti specializzati in quell'area, e la cosa lascia del tutto indifferenti l'opinione pubblica, ma anche molti grandi media. E questa è una situazione molto strana, per cui poi quando lo Stato Islamico colpisce in grande stile si dice è tornato lo Stato Islamico, ma in realtà non se n'è mai andato dall'Afghanistan, anzi, da quando ci sono i talebani ha ripreso vigore, sta facendo molti più attacchi di prima, sta approfittando del caos nel paese. Lo Stato Islamico, la domanda che di solito si fa è perché lo Stato Islamico lotta contro i talebani? Voglio dire, visti da qua, da lontano, sono tutti gli stessi, sono barbuti, sono rigidi, sono fanatici. Perché? Perché si ammazzano fra loro? Perché lo Stato Islamico non tollera altri rivali nel suo settore. Lo Stato Islamico vuole un califfato globale, non c'è spazio per entità nazionalistiche locali come l'Emirato Afghano dei talebani. Accusano i talebani di essere traditori del vero Islam, di essere connessi con il Pakistan, di avere accettato di parlare con gli americani, che quindi con gli americani non si parla, li si combatte, di proteggere il traffico di stupefacenti, che è una cosa molto poco in accordo con la dottrina dell'Islam. Li accusano di molte cose, ma essenzialmente non si tollerano l'uno con l'altro, perché o comandano i talebani o comandano lo Stato Islamico, e quindi si fanno questa guerriglia. Sì, hanno anche ideologie diverse e che anche i talebani non sono un monolite, come si è spesso detto, sono divisi in tantissimi gruppi, quindi la situazione è molto più complicata. Quindi tornando appunto alla situazione dei civili, visto che ci sono anche degli attentati e delle vittime, immagino dei feriti, e sappiamo anche che l'80% degli adulti, almeno questo era un dato dell'anno scorso, degli adulti civili afghani è disabile o mentale o fisico, quindi immaginiamo che la situazione era già disperata prima, adesso è peggiorata. Anche le organizzazioni umanitarie, che notizie hai? Come si stanno muovendo? Sono stati congelati i beni, all'estero da parte dopo che c'è stata la presa di Kabul. Quindi chi sta arrivando? Chi riesce a portare aiuti? Quali sono gli ostacoli? Sappiamo che il programma alimentare mondiale qualcosa sta facendo arrivare, come sta avvenendo? Sì, diciamo che i grandi donatori internazionali hanno smesso di mandare soldi, e quindi questo è un problema per tutti gli afghani, si sono chiusi i rubinetti delle donazioni. Un discorso diverso invece è quello delle organizzazioni che non governative, appunto che non dipendono dai governi e quindi hanno più facilità forse anche a trattare con i talebani. I talebani rispondono molto bene, a questi interventi, perché capiscono che la sopravvivenza di molti afghani e quindi, anche la benevolenza del popolo afghano dipende da questi interventi dall'esterno. Quindi ha garantito protezione a queste organizzazioni non governative. Il problema di queste organizzazioni è che il compito che hanno davanti è gigantesco. Non basta, mentre una volta appunto c'erano le donazioni, c'erano un po' di soldi, c'era un'assistenza strutturata, robusta, ricca in qualche modo,
tutta questa cosa, tutta quell'assistenza è sparita adesso, e quindi da sole le organizzazioni non governative, insomma, lavorano, ma possono fare ben poco rispetto a quello che c'è da fare. Ci sono milioni di persone che soffrono la fame. Come si le può epidemie, pensare, tra l'altro. Come si può pensare, diciamo, di sfamarle tutte con semplicemente del lavoro di assistenza di organizzazioni, di volontari? È un compito veramente enorme. Ci vuole, diciamo, un aiuto più strutturato, ma l'aiuto più strutturato presuppone un accordo con i talebani, e questo accordo non si è ancora trovato, diciamo, si è trovato, diciamo, sotto banco, ma non si è ancora trovato in modo ufficiale. Ci vorrebbe qualcosa di più formale, di più legittimo. Però, come dicevo all'inizio, questo governo non è nemmeno riconosciuto, quindi è difficile agire. È difficile riconoscerlo perché sappiamo che lo Stato è al collasso a livello economico, anche dicevi prima dei disoccupati, che è rimasto senza lavoro, tantissime persone, tra cui le donne, quindi veniamo anche alla questione femminile, a cui sono state imposte di nuovo delle limitazioni enormi, che si aggiungano anche a quelle che c'erano prima, però insomma è peggiorata la situazione. Ma quindi i grandi, diciamo, attori internazionali di questa storia, quelli come dire Stati Uniti, Unione Europea e Cina, come si stanno muovendo? Possiamo fare brevemente un quadro, perché ecco quello che lascia perplessi, almeno faccio un salto indietro, è il fatto che anche l'Unione Europea, per esempio nei negoziati che si sono fatti tra soprattutto l'amministrazione Trump e i talebani, una parte dei talebani, non ci fosse assente. E adesso c'è ancora un grande silenzio. Visto che siamo in Europa, ecco, vorrei sentire che cosa ne pensi e che cosa stai registrando. La posizione dell'America riguardo l'Afghanistan, allora, il ritiro è stato fatto per staccarsi dal problema Afghanistan. L'America voleva mettere una barriera fra sé e gli afghani, voleva non occuparsi più di quella parte di mondo, di quel territorio, e l'ha fatto, diciamo, anche pagando un prezzo d'immagine, perché in fin dei conti l'Afghanistan era, diciamo, era stato ritenuto responsabile degli attacchi dell'11 settembre a Manhattan e a Washington, quindi voglio dire c'era quel senso di rivalsa, di rappresaglia, di vendetta, di giustizia anche, che gli americani, diciamo, su cui gli americani avevano battuto molto per 20 anni, quello doveva essere accantonato e dimenticato. In cambio l'America dice: non abbiamo più questo problema, questo anche enorme costo che ci tocca sostenere per continuare ad operare in Afghanistan. Quindi adesso guardano, diciamo, con sospetto, con riluttanza, qualsiasi tentativo di essere ritrascinati dentro e richiamati di nuovo a occuparsi di Afghanistan. Loro hanno fatto quello che hanno fatto, questo ritiro disordinato, improvviso, che ha aperto moltissimi problemi, perché volevano chiudere quel capitolo. Non vogliono essere riportati a occuparsi di Afghanistan. L'amministrazione Biden è molto riluttante a parlare di Afghanistan, a occuparsi della questione, lo fa in modo sbrigativo, lo fa, diciamo, dedicando un'attenzione, delle risorse minime al problema. Hanno deciso di ritirarsi, quindi sono molto pragmatici, quindi non è più affar nostro. Certo, è una cosa che è molto discutibile, ma questa è la loro posizione nei fatti. Certo. L'Unione Europea segue gli Stati Uniti. Voglio dire, l'Unione Europea storicamente anche si adegua alle decisioni prese dagli Stati Uniti, non ha mai dimostrato particolare spirito di iniziativa o indipendenza in queste cose. Anche perché poi sono gli Stati Uniti che mettono in campo, diciamo, che prendono le decisioni pesanti e poi ci mettono le risorse. Quindi certo, L'Unione Europea è al traino, e anche in questa occasione è abbastanza al traino, nel senso che gli alleati europei, non l'Unione Europea, ma gli alleati europei, certo, hanno, diciamo, seguito la tabella del ritiro americano, anzi l'hanno preceduta, anticipata, si sono levati prima per evitare problemi. L'Unione Europea non sta dimostrando particolare, diciamo, spirito di iniziativa in questa circostanza, soprattutto anche perché poi si è aperta la crisi con la Russia, e quindi, diciamo, l'attenzione che già era scarsa è diventata inesistente. C'è poi la Cina. La Cina. Cina e Russia. Diciamo che intorno ci sono comunque, non è così scollegato l'Afghanistan da quello che sta accadendo in altre aree del mondo. Cina e Russia. Allora, Cina e Russia, la prima cosa da dire è che loro
come dire, guardavano con soddisfazione, con intima soddisfazione la presenza degli americani in Afghanistan, perché risolveva loro molti problemi. Erano loro, gli americani, a spendere i soldi e a fare la guerra ai talebani, più o meno, diciamo, a investire risorse per tenere a bada i fanatici in quel quadrante di Asia. Quindi diciamo che non dispiace. E nel frattempo si dissanguavano, perdevano risorse, soldi, mezzi e soprattutto vite umane. Quindi diciamo che erano contenti della situazione, perché era una situazione, diciamo, di vantaggio per loro. Se ne vanno gli americani, adesso il problema, che forse è anche una delle ragioni per le quali l'amministrazione Biden ha deciso di mollare l'Afghanistan, se ne vanno gli americani, adesso il problema è loro, è soprattutto loro, è soprattutto della Cina, che confina per un breve tratto del suo confine con 66 chilometri. Altri, però, voglio dire, la Cina ha, come dire, ha l'ossessione della minaccia dei fanatici islamisti, come vediamo per esempio nella questione uigura, quindi diciamo vede con ansia e con preoccupazione questo grande campo d'addestramento per islamisti che è l'Afghanistan. Quindi diciamo che ha molti rapporti aperti con i talebani, sono rapporti di, diciamo, di collaborazione, di cooperazione, ma ancora deve decidere fino a che punto spingersi in questa relazione abbastanza buona con i talebani. Non ha ancora... È una relazione molto stretta, però, perché il 90%, adesso non so se in questo momento è così, ma fino a poco tempo fa, la presa di Kabul, delle estrazioni di materiali rari, terre rare, materiali preziosi, il rame, poi le miniere sono state bloccate, il contratto non è andato avanti, annullato, però insomma il 90% sono destinate, i contratti sono stati fatti con la Cina, quindi la Cina già questo da molti anni. Sì, quindi la Cina ha anche dei grandissimi vantaggi, potere economico e anche potere politico, di fatto. Una relazione fare buon viso, cattivo gioco, nel senso che la Cina molto probabilmente preferirebbe che qualcun altro e non i talebani fossero al potere in Afghanistan, qualcuno che potesse garantire meglio, diciamo, che un giorno o l'altro gli stessi fanatici che ammazzano, per esempio, gli ingegneri cinesi in Pakistan o che addestrano i fondamentalisti uiguri, insomma, qualcuno che potesse garantire che non ci sarà un travaso di estremismo dall'Afghanistan verso la Cina. C'è nervosismo e si è visto, diciamo, si è visto in questi mesi, appunto, la questione degli ingegneri uccisi. Non è tutto, diciamo, così vantaggioso la presenza dei talebani in Afghanistan per la Cina. Si devono anche loro in qualche modo adeguare a quello che c'è. Quindi è una relazione opportunistica, prendono il buono che riescono a ricavare, stanno sempre, come dire, diciamo, attenti a quello che sta succedendo. Lo Stato Islamico soffia su queste paure. Per esempio, in una strage delle moschee, la rivendicazione era fatta con... l'attentatore suicida era definito uiguro proprio per calcare su questo nervosismo, proprio per riuscire in qualche modo a saltare sul fuoco delle paure cinesi. Comunque, diciamo, per ora ovviamente fanno buon viso cattivo gioco, sfruttano le risorse minerarie e vanno avanti. Però hanno bisogno di stabilità per rimanere, Però questo la che ci stai stabilità è, per dicendo. esempio, che i talebani siano una risposta di stabilità diciamo, al dopo America, è tutto da dimostrare. I talebani sono una minoranza in un paese che è molto vasto e complesso e non c'è alcuna garanzia che riusciranno a controllare l'Afghanistan negli anni a venire e a impedire, per esempio, che ci sia una guerra civile. Non c'è alcuna garanzia, nel senso, adesso stanno provando a far funzionare le cose. Ci sono tante componenti in Afghanistan, prima o poi qualcuno potrebbe decidere di ribellarsi e i talebani non hanno le forze sufficienti a controllare davvero un paese così grande. I talebani sono circa 100.000, l'Afghanistan è grande 2 volte l'Italia. In Italia i carabinieri sono 100.000, tanto per dare l'ordine di grandezza. Quindi diciamo che... Quindi che cosa prevedi? C'è un tracollo generale, una guerra civile estesa? No, Non ti io sembrano... No, come dire, sembra che non ci siano soluzioni in questo momento. Cioè, è difficile intravedere un governo
come dire, lontanamente democratico, filo democratico? Io vedo un day by day, nel senso si prova a risolvere problemi giorno per giorno, ma senza una visione che vada più in là di qualche mese. Quindi e questo è un problema, perché l'Afghanistan invece avrebbe bisogno di un progetto a lungo termine per sistemare bene tutti i problemi, strutture. Forse di un tavolo diplomatico multilaterale, dove tutti si riuniscano finalmente per ragionare. Questo processo non è assolutamente in vista. Quindi vedo appunto un giorno per giorno, è un grosso problema per l'Afghanistan, stanno superando adesso l'inverno, mi sembra che siano concentrati diciamo a superare l'inverno senza una catastrofe, non so se ci riusciranno, però insomma è nelle cose che, almeno la mia impressione, che stiano fingendo di governare l'Afghanistan, che non abbiano veramente in mano il paese e che si stiano arrangiando sul brevissimo termine. Ma questo non funziona in un paese. E che siano stati anche abbandonati un po' da tutti, di fatto, perché questo è. Cioè... Sono stati abbandonati. C'è da dire anche che nominare ministro uno che ha milioni di dollari sulla testa come Italia per turismo internazionale, certo, può soddisfare forse il senso di rivalsa immediato di guerriglieri che hanno lottato per 20 anni, ma poi bisogna trattare con gli altri governi e chi ci mandi. Un ministro che nelle foto ufficiali ha il volto pixelato perché appunto non lo vogliono far riconoscere, perché non, è come un terrorista per la legge internazionale. È ovvio che queste cose non possono funzionare, Le però previsioni invece lasciato sulla per mano. situazione umanitaria dei diritti ma della fame, anche di 1 milione di bambini che nel prossimo anno potrebbero morire per fame, di fatto. Diamo solo questo dato, tragico, e che la politica non sembra aver tolto la politica internazionale sembra aver tolto i diritti umani e i diritti fondamentali dalla diplomazia, non so, no? Essere cancellati. Venendo alla questione femminile di cui questa rassegna parla, ho letto oggi sulla BBC, mi sembra, di una testimonianza di una femminista, di una ragazza che può tornare adesso all'università. Hanno permesso alle ragazze di tornare all'università, anche se con delle limitazioni, probabilmente delle materie sì, altre no, e a varie limitazioni. E lei diceva: sì, ma io non posso tornarci all'università perché sono alla fame, la mia famiglia non ha da mangiare, mio padre non ha più lavoro. E quindi alla questione femminile si sono aggiunti problemi proprio di sopravvivenza, ma la politica non può guardare da un'altra parte, Ma non trovo. la questione delle studentesse afghane mi sembra uno di quegli esempi che citavo. I talebani adottano provvedimenti di facciata, ma poi le cose non sono. Voglio dire, sì, a parte che tratti l'educazione e l'istruzione delle donne come se fosse una materia di scambio, per cui loro lo fanno soltanto perché poi possono dire alla comunità internazionale: vedete, abbiamo ripermesso di nuovo le studentesse di frequentare l'università anche se in aule separate e in orari diversi. Quindi già questa cosa che usano l'istruzione delle donne come materia di scambio è una cosa da, insomma, Sì, è orrenda. nel tavolo delle trattative. Poi se una donna, insomma, va all'università ma poi non può lavorare nello stesso ambiente in cui ci sono degli uomini, e dove va a lavorare? In un posto dove ci sono soltanto donne? È difficile che ci sia un'azienda soltanto con donne, è più facile che ci sia un'azienda fatta di uomini, ma lei non può andare a lavorarci. E quindi siamo di nuovo. Quindi tutta l'ipocrisia viene di nuovo a galla. Certo, puoi laurearti, ma poi non puoi lavorare in un ambiente perché ci sono degli uomini. C'è questa limitazione che le donne al momento non possono lavorare, devono lavorare solo dove ci sono altre femmine, donne. Sì, quindi voglio dire, non puoi far funzionare un paese per far funzionare un paese in questo modo, e non puoi trattare le donne in questo modo. Mi sembra, come dire, mi sembra Ecco, palese. facendo un salto indietro, insomma, in questi 20 anni, quindi questo un bilancio, c'è stata, perché allora, che cosa si è fatto? E la risposta mi sembra quasi retorica. Per cambiare la mentalità, perché sappiamo che oltre ai talebani c'è il problema della mentalità patriarcale, che è estremamente radicata in Afghanistan come in altre zone dell'Asia, in India, in Pakistan, in Nepal, persino in Iran. Quindi
A questo, che cosa si è fatto in questi 20 anni per chiudere e tornare appunto e restare sulla questione femminile? Alla fine per cambiare, almeno provare a cambiare questa mentalità così dannosa per le bambine e le donne. Si è fatto molto. Il problema è che bisogna distinguere tra le città, dove, tra Kabul in particolare, e quello che succede invece nel resto del paese, nelle zone rurali. Sono come due pianeti diversi, perché abbiamo visto il numero delle studentesse aumentare a dismisura, aumentare in maniera incredibile. Abbiamo visto tutte le statistiche dare segnali positivi, le statistiche di alfabetizzazione, di mortalità infantile, tutto, diciamo, andava per il verso giusto, ma soltanto in alcune bolle circoscritte, in alcune zone. Ed era importante perché anche quelle zone comunque hanno prodotto giornaliste donne, hanno prodotto scrittrici, hanno prodotto, insomma, hanno prodotto un movimento, hanno prodotto vita, hanno prodotto cose importanti, però appunto soltanto in alcune riserve, e invece in molte zone del paese si è lontanissimi da quello. La mia idea è che ci sarebbe voluto molto più tempo, non soltanto 20 anni, e che abbandonare dopo 20 anni abbia spezzato a metà questo processo. Quindi bisognava aspettare che ci fosse una generazione intera che facesse figli, insomma, tutti cresciuti in questo Afghanistan dove si poteva andare a scuola senza barattare questo diritto allo studio, e si poteva andare a lavorare anche in posti con uomini. Non è successo, la scelta è stata differente e ora non siamo noi a pagare le conseguenze, ma sono gli afghani. Grazie Daniele, grazie mille. Bene. Bene, noi ringraziamo molto Francesca Arancini, Daniele Raineri, grazie veramente molto per questo vostro intervento. E adesso abbiamo la Sara Karimi che è nostra ospite. E questa sera Sara Karimi è una regista afghana che ha vissuto, insomma, fino alla sua adolescenza in Iran, e dopodiché si è formata all'Academy of Performing Arts di Bratislava, dove ha ottenuto un PhD in cinema, e ha realizzato numerosissimi cortometraggi e il suo primo documentario è Afghan Women Behind the Wheel, che è il documentario che farà parte della nostra rassegna con i miei occhi. Quindi potrete vedere questo documentario a partire dal 9 marzo sulla piattaforma partecipa.zalab.org per una settimana gratuitamente. Attualmente Sara Karimi insegna al Centro Sperimentale di Cinematografia in Italia e tiene un corso di Innovative Storytelling. Sara, adesso insomma, chiederemo se ci può raccontare un po' la storia di queste donne che lei sono insomma, protagoniste di questo suo documentario e anche insomma, la situazione in Afghanistan oggi. Hi Sara, Hi, I'm so can you hear sorry. me? Yes, can you hear me? Can you hear Yes, me? yes, yes. So, Perfect. Yes, everybody, I can hear you. hi everybody. I'm so sorry if you see me like this because I am in the middle of writing of my script because every day we are writing, so I didn't have time to put makeup or to be like you beautiful, but please accept my look and I finished last night, so I apologize for my look. Okay. So I'm glad No problem. here and thank you for having me. Yeah, thank you for being here. Your film, Afghan Women Behind the Wheel, tell the story of it's about women that try to surpass taboo. To surpass this taboo of being able to drive, that is a symbol of freedom. Having the license for driving is a symbol for freedom for them. So,
Can you tell us how was the how evolved the situation after you film until last summer, and then what happened after last August? So when I made this film in 2009, 2010, I was still a student. So I returned to Afghanistan and I was looking for a kind of metaphor to show how women of Afghanistan are fighting for their basic rights and how they want to somehow drive their own car. It means kind of metaphor to like direct their own lives. So so for me it was getting driving license was one of the metaphor that I could use to show this fight. And it was I did this film from 2006 till 2009, the shooting, and then till 2010 I finished, and then I returned to Afghanistan in 2012 when I finished my study, because I wanted to be storyteller of my own people. And the situation of women, and in general women, women's participation in society, political, cultural, economic, social life was very, very good, and they were very active. And, there were many hopes, and women they achieved many things, and there were many progresses in any section, in any part. So you could see this achievement, you could see all positive changes, and women, girls, they really wanted to make changes in their life and to fight for their rights, but also to achieve higher things in their lives. So for example, women, majority of girls, they went to school, they went to high school, many talented young girls, they went to study outside of Afghanistan. They were very active. So there were a big hope for women of Afghanistan, especially last 6-7 years, that you could see this active life of women in Afghanistan, and you could really see with your own eyes the changes among the society, and especially among the women themselves. But unfortunately last two years, when US signed a peace, kind of peace deal with the Taliban, and the Taliban got this confidence that they can be leader of the country, and they can even be they can have a government or whatever. So women of Afghanistan faced many difficulties during past 2 years, but still they didn't give up. Still they didn't want to just sit inside their homes and just watch. They every day, even there were many explosions, and there were many threats, even there were many, they faced many dangerous situations, but women of Afghanistan, they went out of their houses, they went to work, they went to schools, they went to universities, and they were still active. But when on 15th of August, the Taliban entered to Kabul city, and also the entire Afghanistan and the entire government of Afghanistan, the Republic government, collapsed. So and the first thing that the Taliban did, it was clear limitations of women, and they take their basic rights. For example, they just they ordered that the girls cannot go to school, and they ordered that women cannot return back to their workplaces,
And then and there were many other limitations step by steps. For example, they canceled the Minister of Women Affairs. So, and there were many, many, many other big changes that women of Afghanistan didn't have any participation inside those changes. They started to somehow make invisible women of Afghanistan again. But girls, brave girls, they decided, many brave girls who stayed in Afghanistan and who couldn't get Afghanistan, who weren't part of any evacuation list, they decided to go out and to demonstrate against those limitations. And we heard many, many news on media, on social media, about those girls that demonstrated against injustice. They demonstrated against those limitations. And they were arrested. They put them in prison. Women of Afghanistan imprisoned in their own houses, and many other limitations. So then again, we return to the first era of the Taliban. As you know, that the first era of the Taliban was between 1996 to 2001. And then again, women of Afghanistan, after 20 years of many achievements, they started again to fight for their basic rights. So unfortunately, the international community was so silent. The international community was watching, but they didn't take any major steps to push Taliban to really to do not make any limitation for women of Afghanistan. And also many foreign countries, their slogans were okay to women rights, human rights, but in reality we didn't see anything, almost like we didn't see major steps, major decision that they really push Taliban do not do these limitations. But may I ask you one thing? You said that Afghanistan, the situation of women went back of 20 years. So, but in 20 years, women obtained freedom, went to school, did so many things, many activities, art, filmmaking, history, literature, everything. They were used to have some freedom in some way, to drive. Someone learned to drive and, yeah, to have independence. So do you think that everything they did in these 20 years will help them in fighting in some way the Taliban and in trying to build again their own freedom? You know, I want to tell you that women of Afghanistan, girls of Afghanistan, not anymore, they are not naive. And they know very well and clear about their demands from the society, from the government, from the political government, whatever. They know about rights, and they know about their demands. But the problem is that unfortunately they are so lonely. Today, in this 21st century, that there is a movement of Me Too, and there is other movements, and we see many women leaders around the world in different especially in life, political society. Women of Afghanistan are the loneliest women in the world because there is no backup, you know, because when they go to streets and they demonstrate against the Taliban and their limitations, there are just women, the few women that they are going outside and they are demonstrating. And when the Taliban, they arrest them, so they push them to confess and to do not do anything, and they push their families and their relatives, so they cannot continue. But
international community who supposed to support us, who had many projects, small, big project, long-term, short-term projects inside Afghanistan to empower women of Afghanistan, they are somehow they left Afghan women alone in their fights. So when you are alone in your fight, when you don't have any kind of support, and so it is very difficult to achieve any victory in your fight, you know. Men in civil society don't help women. I mean, I imagine there were educated men in society that. Civil society, and right now in Afghanistan, we don't have civil society as we used to have before 15th of August, because many young people, many talented women and men, many those people that they could come together and be a very strong voice against this injustice, against this brutality, against this terrorist group. Okay, they are out of Afghanistan. They are refugees in many different countries. You know, with the return of the Taliban to power. Million of young people, very talented and people, they just left Afghanistan, and those who stayed in Afghanistan, they are not just facing injustice, they are facing economic problem, they are facing every single day they struggle with staying alive, you know, because you know that the Afghanistan economy is collapsing, and the system is collapsing, and everything is somehow because the Taliban, they don't know how to run the system, and people's many educated and many professional, they don't want to join the Taliban, because when you join the Taliban, it means that you join the terrorist group who killed many innocent, thousand innocent people during past 20 years. So In this chaotic situation, in this very complicated situation, so you see that women of Afghanistan, girls of Afghanistan, they pay the highest price, which is their freedom, which is their rights, which is their rights to work, their rights to be educated, their rights to be active participants of their own lives. You know, they are not anymore the active participants of their own lives. I understand. How if someone in the public or in the international community would like to help in some way, are you in contact with any association of women that can help in some way, or what we can practically do? Sometimes I am a filmmaker and I have like cinematic platform. Wherever I go, whenever I get a chance to speak loudly and to share my thoughts with the international community, with the international like countries or filmmakers, I always loudly and so clear say, please do not recognize the Taliban. Because people of Afghanistan, majority people of Afghanistan, they don't believe in Taliban. They don't believe that the Taliban has been changed. But you know, now you know, the problem of Afghanistan is not humanitarian crisis that you send bread or you send water or you send something. For how long you are going to send bread and water to people of Afghanistan? Okay, the problem of Afghanistan is that. We need our freedom back.
We need our country and our rights back. We had it. We fight for it during the past 20 years. We need those rights back. And then when we have our rights, when we have our freedom, when we have a rights to be educated, when we have rights to work, so then we will shape our own lives. We don't need somebody show us how, give us the bread to eat. We know how to work and to how to earn for that bread. But when the international community is ignoring our demands for freedom, for free Afghanistan, for free Afghanistan of this terrorist group, okay, we cannot fight. We cannot, okay. Nowadays, the picture of Afghanistan is like that in media, and the kind of propaganda that they are sharing about Afghanistan, that Afghan people, they are just begging for bread and to be alive every day. But no, there is many people around the world, they don't have clear picture about Afghanistan. Afghanistan is not a beggar country, okay? My generation, at least my generation, we were working so hard, you know. We were working so hard to achieve many, many things and to bring many, many changes. So the international community, civil society, international civil societies, NGOs, all those organizations, humanitarian organizations, if they want to help people of Afghanistan, especially the young generation of Afghanistan, they should listen to the people of Afghanistan, not to the Taliban. They should listen to demands of women of Afghanistan. We want our freedom back. We don't care about any hidden games, okay? The games were always, but we want our freedom back. We want to have a free country. Why somebody is sitting in Norway, in Oslo, and he or she is lobbying for Islam, for my religion, and pushing me that I should accept the Islam? I am already Muslim. Why do you want to, what kind of Islam you are going to force me? And they somehow, they giving recognition indirectly recognition to the Taliban, this terrorist group, this anti-woman, this anti-human rights, this anti-art, this anti-cinema. So please do not do it. If there is a say in Persian language, okay, there is a say. They say that if you want something for yourself, then want it for others. If you don't want something for yourself, then don't want for others. Do you want the group like the Taliban come in your country and take over your government and take over your freedom and take over all your rights? Of course you don't want. So why you want it for us? Do you think because we have black hair and we don't look like you and we are not white, so we don't deserve happiness? We don't deserve good life? No, we have history too. We were part of big civilization too. But it doesn't mean that because I was born in Afghanistan, I don't deserve to be a free person. This is what is my demands. My demands and my generation demands are from international community. Please, please, please do not recognize the Taliban. And do not, by this recognition, do not destroy the future of Afghanistan. Yeah, Sara, thank you so much for your this was really strong and interesting talk. There was one question from the public. If you think that the approach of the foreign countries in Afghanistan is colonialist, and then after this we need to close. Of course, this is a colonialist kind of colonialist. During these past 20 years, they invest in any kind of sector. Even then, they invest in how to take care of a cat and dog. Okay, they invest. Okay, but they didn't. The international community, the international countries, they didn't invest in culture.
It means that they didn't want the country culturally be developed. So it is kind of a colonialization somehow. But they don't want to show it, you know, because I grew up in Europe. Okay, I grew up in Europe. I studied in Europe. I am very, very much familiar with all those vocabulary sentences. Behind those sentences about humanity, about human rights, about women rights, about all those rights, there is a clear colonializations. Okay, so but. The generation, the new generation of Afghanistan are not anymore naive. We know because we know languages, we know they communicate with the world. We are connected with the world. We are not separated with the world. We are connected with the world. We read books, we read history. We are actively culturally, we are filmmakers, we want to create our own narrative about Afghanistan. And our original narrative is so different from the narrative of the international community. So please let us to create our own narratives. Let us to learn from our mistakes. Don't be teacher forever. Don't show us and don't teach us a lot because we already learned and we want to show that we learn and we want to use this our learning, our knowledge. But you know, this is the unfortunately this is the Western kind of the international communities kind of view about Afghanistan and countries like Afghanistan. Okay, we are here the big brother and we are going to teach you everything. You don't know this, you don't know this, but okay, but we know a lot of things that the Western countries they don't know because we were civilization too. We were part of the development of this all entire history too. So my humble like request is please do not interfere to internal issues of a country with a dirty game. Okay, if you want to be our partner, we welcome you as we welcomed you during past 20 years. But if you want to misuse our trust, it means that you are going to recognize the terrorist group. You are going to recognize our killers and you are going to destroy the Afghanistan and future of Afghanistan. Sorry, I am so... Thank you, Sarah. You're so great, Sarah. It was really an honor having you here. And I'm really sorry, but we have to close. And I remind to everybody that we have this, I speak in Italian. Ricordo a tutti questa iniziativa con i miei occhi, Storie Afghane, dove potrete fare delle donazioni. I partner sono il Cinema La Compagnia di Firenze, Emergency, il Festival Middle East Now, Cinema Troisi, Piccola America di Roma, Rai Documentari e naturalmente Zalab che ci ospita su questa piattaforma. Potrete vedere il film di Sara Karimi dal 9 marzo per una settimana gratuitamente sulla piattaforma partecipa.zalab.org. Ringrazio tutti e se potete donare qualcosa per la nostra iniziativa, vi ringraziamo molto. Grazie Sara. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, grazie.